cioè adventure qua. L'hai ritolto il bambino? Tanti pantani, come direbbe Noisy. Nausea da curve. Il primo tornante in uscita su una ruota senza volerlo. Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi portiamo la MT-09SP per la prima volta a Rapolla. L'anno scorso 6-7 volte con la 07, quest'anno 2 volte, o forse una addirittura con la 07, ma mai con la 09. Quindi ci vediamo tra qualche minuto, per voi pochi secondi, direttamente da Rapolla. Curve di riscaldamento in quel di Lavello, dove adesso anche incroceremo il buon Paolo, che ricorderete sicuramente per averlo visto in Abruzzo Vlog 2020. E queste sono appunto le curve di riscaldamento prima di arrivare a Rapolla. Questa è soltanto la seconda volta in quest'anno che riesco a portarvi a Rapolla, ed è la prima appunto con la 09. Era successo solo un'altra volta, immediatamente post lockdown, ed è stata una delle ultime uscite, anzi, credo l'ultima, con la 07. E qua, puntualmente, i semafori ci accolgono con un rigorosissimo rosso che riprenderemo sicuramente più avanti. Dai che c'è l'ultimo verde, se scatti tu magari uno riusciamo... dai che forse riusciamo a prenderlo uno verde. Incredibile, ci stiamo riuscendo. E apprestiamoci a salutare Paolo, che dovrebbe trovarsi direttamente in questo benzinaio. Eccolo qua. C'è la manutenzione pure on the go. Buongiorno a lei. L'hai ritolto il bambino? Rapolla! Quello che ci apprestiamo a fare ora è il tratto forse più bello alla fine. Vediamo un po' se col tre cilindri ci divertiamo lo stesso. Tutta di seconda, chiaramente, impossibile mettere la terza con la 09. Oh, bene, e ora si parte per la salita. Paolo si butta nella curva, ma tanto. Non aspettatevi che mi metta a seguire Paolo, perché non è proprio cosa. Lui è il classico motociclista che perdete in curva, non sul dritto, lo perdete in curva. È il motociclista che sa guidare, semplicemente, ragazzi. Stava sfuggendo dalle mani la moto. Bene, è già finito tutto. Ciao Rapolla, eccoci qua. Il primo tornante in uscita su una ruota senza volerlo. Sentivo che c'era qualcosa di strano, ma poi convintamente su una ruota. Queste barile addirittura. Che abbiamo qua? Di bello, bella sta casa. Tanti pantani, come direbbe Noisy. Mamma mia, sono le 9:30 e abbiamo già quasi finito. Ci siamo svegliati alle 6 oggi. Occhio dove andiamo a sistemare le ruote, perché qua l'asfalto non è proprio perfetto. Manco a dirlo. Ecco qua, vedete, Avellino, laghi di Monticchio. Andiamo proprio in quella direzione. E beh, ci risiamo. Adesso è molto chill. Allora, sapete che vi dico? Traction control 2. Sentiamo. Ma io queste parti, se non parlo mai, ve le taglio sempre, voi non le vedete. Quindi, per farvi vedere questa scena dell'uscita dai laghi di Monticchio, mi tocca parlare, così non la taglierò poi in fase di montaggio. Godetevela questa forestuzza. Anche perché dovete sapere che i laghi di Monticchio sono laghi di natura vulcanica, e quindi, come ogni bel vulcano che si rispetti, come se noi stessimo scendendo adesso nel vulcano, e il lago dove ora siamo arrivati è praticamente dove una volta c'era il cratere. E si riparte direzione Muro Locano, totalmente improvvisata, dato che Paolo ha detto ti faccio fare due curve, e che gli dici che non le vuoi fare? Che bellezza. Eravamo in campagna, non lo sapevo. Bella sta strada, mamma mia cosa mi ha consigliato Paolo.
volando a dir poco. Bella, bella, bello questo incipit, mi è piaciuto tanto. E eravamo di nuovo in campagna, non me ne ero accorto manco stavolta. Cioè qui praticamente è speculare Rapolla, molto simile, bellissima scoperta. Che gusto! San Leonardo, pesco pagano. Ma che bello qui, wow! Cioè, guardate, guardate, fantastico. Eppure qua i tralicci, no Paolo! Sempre in mezzo alle antenne mi porti! E quella è una pala senza pale! Bellissima la pala senza pale! Monte Caruozzo! Scopriamo nuovi paesaggi della Lucania oggi! È normale così, eh? Ok! Cioè, adventure qua. Con le borse che avevi in Abruzzo non ci passavo. Dobbiamo aggiungere un po' di posteriore qua, sennò tra un po' andiamo lunghi. Castel Grande! Nausea da curve. Mamma mia quante curve, sono veramente nauseato Paolo. Al ritorno statale. Oh, adesso è ufficiale, muro locano. Anche se la nausea da curve continua a non darmi tregua. Però guardate il panorama, che figo. Guardate un po'. Guardate. Oh. Non sarebbe una brutta idea fermarsi, Paolo? Due secondi, eh? No, eh? Vi è mai capitato di avere nausea da curve? Fatemelo sapere con un commento. Qualora abbiate dubbi sul perché si chiama Muro Lucano, perché effettivamente è un muro, cioè la città è costruita su quella parete rocciosa, che è come se rappresentasse un muro, e la città si appende su quel muro. Ok, siamo tornati, si sta un po' meglio finalmente, dopo anche una briciola di barretta energetica di Paolo che gli ho fregato e una bottiglietta d'acqua che mi sono scolato, va sicuramente meglio, ma al ritorno, facendo quelle strade di nuovo, stesso effetto, non mi era mai capitato in 2 anni. Ah, eravamo di nuovo in campagna? Comunque ragazzi, dato che fondamentalmente stiamo tornando a casa adesso, direi che per questo video possiamo assolutamente concludere qui. La GoPro prima non ha ripreso un momento emozionante, cioè la mia grattata di stivale e di pedalina, cosa mai successa prima con una moto in realtà, ma in particolare con la 09. E vabbè, poco importa, l'emozione è stata mia, ma capirai, ci sono emozioni migliori. Gli haters diranno che è chiaro, la tocchi proprio quando non riprendi, e ci hanno pure ragione, però è andata così. Ma realisticamente potevamo andarcene senza fare almeno un secondo giro a Rapolla, poveri illusi che non siete altro. Mamma mia, la concentrazione. E i giri di Camilla che salgono. Questa è quella balorda che stringe all'ultimo, ci si allarga e poi si stringe via così. E questa è quella invece dove si arriva forte e si va piano poi in questo tratto. La pista, signori. Questa pista non è una pista.
Ah no, aspetta, non era così. Bene ragazzi, direi che adesso, dato che ci si prospetta dinanzi una lunga statale, dato che adesso saluteremo Paolo. Oh, grazie. Alla prossima. Quindi direi che a questo punto il video può finire veramente qui. Se il video è stato di vostro gradimento o anche se lo avete odiato, avete a disposizione quei due pulsantini che sono il like e il dislike. Premettene uno qualsiasi, così mi fate capire se appunto il video vi è piaciuto o no. Se volete lasciare un commento, lasciatelo, e magari fatemi anche sapere cosa ne pensate della nausea da curve, se voi l'avete avuta. E per il momento è tutto, quindi noi ci rivediamo sabato prossimo sempre su questo canale e sempre con un nuovo video alle 10. Ciao!